un altro tratto molto chiuso. Poi ogni tanto zanzare, ogni tanto ci si rigira a sinistra e ci si può rinfrancare un po' col panorama. Grugniti di cinghiali. Prima si è visto un rumore grosso. Bisogna fare rumore quando si è in queste zone qui, così i cinghiali scappano. Perché se non fai rumore, poi magari te li ritrovi a due passi e ti caricano. È vero? E siccome la strada è stretta, non puoi neanche scappare, a parte che sono più veloci di te. Ecco, qui c'è la curva a destra, che prima si è sentito un gran movimento sulla sinistra, di qualcosa di grosso, dicevo, però quel qualcosa di grosso non era poi così grosso, si è sentito qualcosa di più grosso sulla destra, che grugniva, ergo per cui se fosse stata una mamma, e io mi trovavo nella linea tra il figlio, i figli e la madre, e allora lì erano cazzi da cagare. Comunque di solito se alzate la voce, se vi fate sentire, il cinghiale se ne va. Vi fermate, se vedete, se sentite che è vicino a voi, e lo fate andare per la sua strada. Di solito vi sentono subito arrivare, però se ci fosse qualche esemplare un po' più duro d'orecchi, è meglio che alzate la voce, anche perché non li vedete in mezzo alla boscaglia, mentre loro vedono voi.
mi serve un altro bastone. Questo è troppo giovane, troppo fresco. Ecco, si è rotto anche questo. Questi ghiaioni sono alquanto pericolosi, bisogna stare attenti, che non è solo il discorso che mettete un piede in fallo e può capitare, ma vi dicevo, il cinghiale che voi vedete, vi spaventate, o anche l'insetto, magari vi fa fare uno scatto brusco e lì mettete il piede in fallo che non ve ne accorgete e qui precipitate di brutto. Quindi non fate i maci, per favore, non dite ah ma io avrei proseguito, non ti devi fermare, non devi urlare. Non fate i maci, perché il macismo, io non ho nulla contro il macismo in generale come manifestazione di virilità, però sempre fatto con il criterio che non succeda niente agli altri, ma anche a voi. Quindi virilità e coraggio si esprimono però e si coniugano con la dovuta accortezza, con le dovute accortezze. Non so se dalla telecamera si renda la pendenza, ma se rotoli qui, arrivi giù in fondo, non ti fermi, eh? Non so come ci arrivi, quindi se dico una cosa non è sempre per fare
solito rompiscatole. Ma io sono convinto che chi dice il contrario neanche, cioè, sta in città a fare lo struscio il sabato pomeriggio. Non viene in posti come questi. E pensa cosa si perde. Ma ognuno fa come vuole, solo che buona creanza ti direbbe almeno di non metter bocca. Però chissà se questo è fatto dall'uomo, questo passaggio. Se fosse fatto dall'uomo si dovrebbero vedere i segni delle scalpellate. Chissà se non ci fosse, almeno per questo tratto, la boscaglia, sarebbe... Questo è un bel posto di osservazione, o anche di mimetizzazione. Centonove, qui l'hanno anche segnato, bene. L'altra volta io sono andato a fare quell'altra stradaccia e mi sono perso questa, però non importa perché alla fine anche l'altra meritava di essere fatta. Oltretutto lì c'era un bosco delizioso, tutto in pianura, infatti addirittura c'erano due ragazze che prendevano il sole in topless e quindi meritava di essere ripreso. Anche le ragazze in topless avrebbero meritato, però vabbè, non si può. Un po' ritiro fuori la cartina e vedo un attimo se mi oriento dove sono, perché qui adesso c'è una curva a destra che torna, fa un tornante. Ho fatto parecchia strada. Credo che però dovrò valicare lì. Adesso chiudo. Le antenne del Murano, la punta del Revellone e la punta del Murano. Ecco, questi sono punti un po' brutti, perché non sai, affondi i piedi nelle rocce, che sono casa di animali, e non vedi nulla, perché c'è troppa erba. Qui si abbandona la parte calcarea e si ritorna in foresta. Ah,
accidenti. Non mi ero accorto che quello ha le spine molto pronunciate, nonostante che abbia le maniche lunghe, sottili, perché comunque estate, caldo. Allora, qui che paesaggio! Che razza di paesaggio! Tutto scuro. Sembra quasi la faggeta di Canfaito questa. Non ci sono segnali, si va un po' a occhio. Qui avrebbero dovuto fare dei nastri, anche in questo qui grande, o dipingerli, invece non c'è. Sembra quasi con tutte queste felci un'ambientazione da carbonifero, l'era geologica del carbonifero, quella dove non c'erano ancora i dinosauri ma c'erano alberi altissimi sparsi in tutta la terraferma, che era un supercontinente all'epoca. Eccolo lì, e insetti giganti, la famosa megaura, la libellula con un'apertura alare di 60 cm e lunga forse un metro. Un millepiedi, di cui sono stati trovati alcuni segmenti enormi che fanno pensare dovesse essere alto almeno 2 metri, 2 metri e mezzo, lungo. E poi forse con quelle dimensioni riusciva anche a sollevarsi. Tracce, un segno che indica la via, anche se questa è l'unica possibile in effetti. Comunque è un bene che ci siano, non solo perché ti aiutano a non sbagliare, ma anche dal punto di vista psicologico. Se tu non vedi più nulla fatto dall'uomo, inizi un po', sì, ti dà gusto, però inizi magari un po', dopo un po' di tempo, a preoccuparti. Dici, ma dove sono? Ho sbagliato strada? Dove sto andando a finire? E del resto sono le grandi domande della vita.